Ok, sì. Si sente anche senza microfono? Sì. Allora, il lavoro che abbiamo fatto, allora, come diceva Alessandro, il gruppo X l'abbiamo suddiviso in varie parti. Io mi sono occupato assieme a Mauro e ad Aldo e poi però assieme anche ad altre persone, di fare una sorta di analisi del contenuto, diciamo, simbolico delle idee che la scuola veicola. E abbiamo utilizzato due tipi di sondaggi. Nel primo sondaggio fondamentalmente sono state chieste una serie di domande per capire fondamentalmente alcune idee, soprattutto a livello politico, della scuola. E nel secondo sondaggio, che era quello con le citazioni molto lungo, volevamo un po' capire un po' di elementi emotivi che erano legati ai partecipanti sia di questa Sinon Zeta sia appunto di quelli che avevano risposto via testo. Abbiamo fatto questo primo lavoro di indagine, poi abbiamo visualizzato i dati e poi appunto io ho scritto che abbiamo fatto anche un lavoro di tipo etnografico, perché ho raccolto una serie di elementi anche da delle conversazioni fondamentalmente. Quello che è risultato, intanto abbiamo creato una sorta di schema degli archetipi delle persone che sono interessate alla scuola e a X, per esempio ci interessava capire che la prima categoria è quella di sognatore, mentre pirata, che come spiegherò un po' più tardi sarà l'elemento principale di diffusione delle idee della scuola, è a un livello inferiore. Le cose più interessanti sono, a parte queste che sono i canali di comunicazione, i canali di comunicazione suggeriti, cioè appunto Facebook, Instagram, gli eventi, i volantinaggi della questione sono stati valutati meno, sono questi elementi qui. Cioè, noi abbiamo tentato di capire che tipo di comunicazione, cioè a livello semantico, bisogna utilizzare per esprimere il messaggio principale della scuola. E mentre appunto parole come comunità sociale e open source sono importanti, però diciamo che abbiamo visto che vengono comprese ma sono in un qualche modo dei termini generici, parole come sud e lavoro producono un risultato piuttosto interessante, cioè il fatto che dividono le persone che partecipano a XYZ e le opinioni delle persone che sono interessate a SOS. Per quanto riguarda questi temi qui invece sono stati ricavati anche dal lavoro sul questionario, quello con le citazioni, perché per esempio la citazione che ha ricevuto il maggior numero di percentualmente di apprezzamenti erano quelle che riguardavano la precarietà e la condizione di crisi. E l'ultimo diciamo, elemento che abbiamo tentato di analizzare riguarda questa cosa qui, cioè nel senso che cosa perché a YZ vengono così tante persone, e ci siamo quindi interrogati sul valore del capitale simbolico di questo tipo di esperienza, cioè il fatto che le persone hanno un certo tipo di diciamo, idee di astio o sono in una situazione di crisi, soprattutto nei confronti del sistema lavorativo e del sistema educativo, che all'interno dell'esperienza di XYZ passano appunto da un piano che ho chiamato disforico a euforico, cioè un'esperienza generalmente valutata in modo positivo, e quindi questa è una cosa interessante perché ci permette di capire appunto qual è la ragione che mette assieme tutte queste persone. Per quanto riguarda appunto la discussione sul contenuto principale della scuola, ci siamo posti questo problema di capire che rapporto c'è tra l'immagine principale, che è quella della pirateria, e invece un elemento di comunicazione molto forte, che è la tipografia. E quindi si tratta di capire in che modo utilizzare questi due elementi. La questione del consenso trasversale a classi sociali diverse? Sì, cioè nel senso che l'altro elemento è che l'utilizzo di un insieme di simboli legati alla pirateria permette di cogliere delle persone che hanno un orientamento politico diciamo non opposto, però diverso, eterogeneo, e quindi è un elemento che funziona molto bene. Ad esempio, dalle rilevazioni emergeva che una certa sinistra
magari extraparlamentare o antagonista ci leggeva elementi di ribellione, di antisistemicità, eccetera, ma che degli individui con una posizione politica di tipo liberale ci vedevano l'affermazione dei diritti individuali e tutto il discorso appunto della libertà di iniziativa. Quindi questa polisemia del simbolo, diciamo così, è una opportunità dal punto di vista appunto della veicolazione dei messaggi. Esatto. E quello che abbiamo evidenziato, che sarebbe interessante da fare, è capire appunto, fare uno studio su come è cambiata la comunicazione della scuola, nel senso che appunto inizialmente c'erano molte foto di gruppi di persone, poi si è puntato molto sulla comunicazione di simboli come quello della pirateria e adesso c'è un interesse molto forte appunto per la comunicazione attraverso la tipografia. E quindi si tratta appunto di capire che rapporto c'è tra l'utilizzo del significato generale di pirateria e quello invece della tipografia. Questo io l'ultima slide. L'ultima slide è quella sul master. L'ultima? Sì, questa l'avevo. No, l'ultima. La nera. Sì, questa se, volete, se volete approfondire, Propaganda ha diciamo, redatto un documento strategico aperto e commentabile che trovate a questo link. Suggeriamo a tutti, anche nei prossimi giorni, con calma, quando ne avete voglia, date una lettura e sentitevi liberi di contribuire al ragionamento. Sì, posso dire un'ultima cosa sul capitale simbolico, che mi ero dimenticato di dire, cioè il fatto che la domanda, questa è una parte che abbiamo aggiunto successivamente al documento, per esempio è una domanda importante perché riguarda, abbiamo fatto un sondaggio appunto per capire se le persone all'interno della scuola fossero o meno d'accordo con l'idea di far partire il master. E il dato fondamentale è che c'è una grossa percentuale di persone che è d'accordo. Noi ci siamo chiesti perché appunto questo tipo di proposta può funzionare, nonostante appunto, come ben sappiamo, ci sono tutta una serie di elementi economici che sono problematici. Quindi l'idea è tentare di capire che cos'è che la scuola dà a delle persone a livello generale che le permette di stare insieme e fare delle cose molto belle, nonostante appunto ci siano tutte queste problematiche a livello economico. Ok, allora, quando ci siamo visti una settimana fa, quasi una settimana fa, per cercare di sfruttare nel modo migliore il poco tempo che avevamo a disposizione, la prima cosa che abbiamo fatto è stata fare una piccola riunione con Alessandro per cercare di capire come affrontare il problema del nostro laboratorio, che era appunto questa pubblicazione di cui però non avevamo ancora bene idea di che cosa si trattasse. In questa riunione sono venuti fuori alcune questioni, tra cui questa, che per questione di privacy non metto il nome, ma immaginare possa essere arrivata questa osservazione. Quindi l'idea, cercando di portare tutto su un piano un po' più pragmatico, era progettare uno strumento di propaganda che facesse un po' il punto sullo stato della SOS, essendo comunque un oggetto di comunicazione molto forte e molto caratterizzato. Quindi, per cercare appunto di trovare subito una strada, i linguaggi che abbiamo trovato erano quelli sia della propaganda e della comunicazione intesa in maniera politica. Che però anche quella dell'annual report, quindi un documento in qualche modo legale che traccia il percorso che è stato fatto da un'azienda, da una comunità durante l'anno che si chiude. Quindi in questo caso abbiamo cercato di individuare delle parole chiave che erano in qualche modo anche i nostri obiettivi, cioè coinvolgere, raccontare, informare ed evocare tutto quello che è successo durante l'anno. Quindi da qui sono partite le prime soluzioni già verso il secondo giorno. Il sottotitolo è un report da collezionare, perché l'idea è che tracciando comunque il percorso in continua evoluzione della scuola
collezionarlo permette appunto di poi tornare indietro e vedere quello che è successo e come si è evoluta. Abbiamo cercato subito di trovare sinergie con gli altri tavoli, quindi X-Type, che ringraziamo moltissimo, e ci ha aiutato dal punto di vista, oltre del carattere che comunque ha composto tutto il libro, però anche dal punto di vista della legatoria, e Ypsilon per il taglio laser, che appunto abbiamo usato su carta e cartoncino per cercare di trovare delle soluzioni che impreziosissero in qualche modo il nostro volume. Il linguaggio interno dei capitoli l'abbiamo affrontato in questo modo. Abbiamo cercato di individuare un tono di voce per ogni sezione in modo da caratterizzare molto e poter raccontare cose diverse in modi molto diversi tra di loro. Quello che abbiamo fatto quindi è stato dividere il capitolo, appunto il volume in sezioni divisi da separatori. La prima sezione è Numbers, che è quella che raccoglie in maniera molto tecnica, e quindi qui usa un po' di più il linguaggio dell'annual report, dati e numeri dell'anno passato della SOS. Qui vedete alcuni paginati. Il linguaggio qui è appunto, come dicevamo, molto tecnico, ci sono numeri, ci sono grafici, mappe, c'è un po' di tutto insomma, e quindi qui, ripeto, il linguaggio è proprio quello dell'annual report, che cerca di descrivere in maniera molto sintetica e chiara i numeri, i propri dati che sono dell'anno che si è svolto. Abbiamo pensato di inserire come in qualche modo contenuti aggiuntivi anche dei separatori tra una sezione e l'altra, proprio per segnare uno stacco ancora più forte, e i separatori potrebbero contenere citazioni particolarmente significative impaginate sfruttando tutte le caratteristiche espressive del nostro carattere. Abbiamo la seconda sezione, che è il capitolo Learning, in cui trattiamo i corsi, gli eventi, i laboratori di XYZ, che ha invece il linguaggio un po' più dell'agenda, degli appuntamenti, insomma, in cui più che altro questa è una cronologia, nel senso che è ciò che è successo, però vediamo chiaramente le date, laboratorio, corso, evento, eccetera, e appunto le informazioni che sono significative per tracciare tutta la parte didattica, diciamo, della scuola. In questo caso vediamo l'apertura di sezione di XYZ, che quindi ha un linguaggio leggermente diverso dalle precedenti due pagine. E passiamo alla sezione Teachers. La sezione Teachers ha un po' due anime. C'è un'anima che è quella della biografia molto sintetica e un'altra che è quella invece della monografia. Queste sono le biografie, quindi testi molto brevi in italiano e in inglese, alcune immagini dei docenti che desiderano essere rappresentati. E invece qua entriamo nella sezione proprio delle monografie, che hanno un po' più il linguaggio del magazine. Ecco, non l'avevo detto prima, il nostro gruppo si è diviso in quattro sottogruppi, uno per ogni sezione, in modo proprio da lavorare ognuno con un linguaggio completamente diverso dagli altri. E in effetti i risultati dimostrano che insomma queste doppie pagine hanno proprio delle impostazioni molto molto diverse tra di loro. Ecco, torniamo un attimo indietro. Questo è l'esempio di un docente che ha appunto un peso abbastanza equilibrato tra testi e immagini. Tommaso Guariento invece è più un testuale. Testuale. Un pochino più pesante, invece in questo caso c'è un approccio più fotografico, quindi dalla vista quasi di design. XYZ è una sezione un po' particolare che è venuta fuori cercando di capire come impaginare e raccontare il futuro della scuola, quindi quello che succederà l'anno successivo. Qui abbiamo cercato di utilizzare in qualche modo un linguaggio quasi da diario di bordo, in cui viene raccolto tutto in maniera molto analogica e cruda in alcuni casi, nel senso che i dati non vengono proprio elaborati. Qui abbiamo per esempio i partecipanti di XYZ, quindi le loro lettere motivazionali, alcune immagini di processo porterà le decisioni sull'anno futuro, mail significative che eventualmente possono essere anche in qualche modo
censurate, diciamo, dal punto di vista dei, dei contatti. E l'ultima sezione, che è una specie di rubrica che si chiama La Rotta, che definisce proprio una sorta di manifesto di quello che sarà il futuro. Quindi i pochi punti, quelli che sono gli obiettivi e le decisioni che verranno prese l'anno successivo. Fate attenzione. È un prototipo, è un prototipo. È proprio un numero zero di quello che poi sarà il numero uno che verrà fatto l'anno prossimo. Tra l'altro i contenuti all'interno sono veri ma sono falsi, nel senso che sono alcuni contenuti che vanno rielaborati, approfonditi, redatti meglio. Quindi è proprio un prototipo. Però i dati sono tutti veri. Un altro applauso della nostra. Secondo gruppo, sottogruppo di X, che è Type, che vorrebbe cominciare con un contenuto multimediale. Prova prima un altro video, uno da YouTube, no? Perché se no. Abbiamo fatto già le prove. Dai, ragazzi, su. Tanto andrà male lo stesso. Visto? È partito? Preciso, vado. Disegnare il carattere, insomma, dalla base che c'è stata data una settimana fa. Che diciamolo così, era una merda. No, è una premessa, insomma, il carattere ha dei problemi in generale, ha dei bug e è stato sviluppato sopra quei bug, quindi ne ha anche su bug. Però non potrebbe, cioè, la grafica poi li salva tutto, tutto va bene. Facciamo un ricapitolo, come abbiamo iniziato il workshop, iniziamo questa presentazione. Si parlava di tipografia, quindi del disegno delle lettere. E, questa è una citazione di, vediamo di chi è. E, molti tendono a vedere o a cercare dell'ispirazione nella produzione dei caratteri, delle forme, delle lettere, a vedere
mi piace questo dettaglio, mi piace questa mi ricorda qualcosa. In realtà è un processo molto più astratto e non c'è una relazione così stretta, insomma, è molto distante dal campo del design, del graphic design, in qualche maniera, è molto meno visivo, strettamente parlando, ma è molto più ottico. Quindi le lettere sono cose, effettivamente, non immagini di altre cose. E in particolar modo all'epoca, perché questa era una citazione, diciamo, pre-digitale, e all'epoca erano anche caratteri fusi, quindi di piombo, quindi erano effettivamente delle cose. Questo poi è stato ripreso, questa citazione, da Jasper Rossum, che è praticamente un personaggio abbastanza importante, ed è un type designer e un programmatore. Quindi unisce esattamente quello che è la peculiarità di un ambito che è diventato totalmente digitale, che ha perso quella materialità. E le lettere sono programmi e non il risultato di programmi, quindi noi usiamo un programma per disegnarle e quello che esportiamo è un software, quindi è lo status del carattere tipografico è effettivamente quello di software. E possiamo evidentemente vederlo perché il carattere tipografico è il core della macchina. Maniera, è l'unico modo che abbiamo di accesso e con cui possiamo dialogare all'interno con il linguaggio, con la macchina stessa. Quindi è veramente qualcosa di con due livelli, insomma, la progettazione visiva e anche comunicazione reale e astratta. Quello che abbiamo ereditato era che troviamo online è questo HK Grotesque, che è un OTF, un formato finito, quindi compilato, che non possiamo aprire in generale. Qua aprendolo da un font editor, anche se open source, non è una prassi consigliata perché perdi tante di quelle cose che il designer ha inserito all'interno. Sono tutti aspetti molto tecnici che però servono per il buon funzionamento. Quindi di solito si utilizza un altro formato, che è il UFB. E lì possiamo fare quello che vogliamo, cambiamo il nome e se abbiamo l'autorizzazione, ci sono vari tipi di licenze e di opportunità che i designer si rilasciano su software con una licenza libera, ci sono vari tipi, possiamo operare in tante maniere, da modifica del glifo, della modifica del funzionamento, l'utilizzo, cambio di nome, eccetera, ma abbiamo bisogno di un altro tipo di estensione, quindi questo è esattamente il core, cioè parliamo di un programma, un software a tutti gli effetti, ma parliamo anche di artigianato perché la pratica è poco automatizzata, non c'è nulla che ci aiuti realmente poi a disegnare queste lettere, per cui effettivamente alla prima prova si impegna tantissimo tempo, un anno, due anni, non so, per fare un carattere che può aver senso, anche per capire quali sono i problemi, anche per capire quali sono invece le cose che abbiamo azzeccato. Quindi il tempo di apprendimento è estremamente alto e poco aiuto. Sostanzialmente uno va come bottega, c'è una persona e tendenzialmente ne prende e ricarca il proprio stile, la propria formazione sulle peculiarità di questa persona e anche ovviamente sui suoi difetti, se non vuole aprire il campo e andare da un designer a vedere come lavora. E questi sono i ragazzi che hanno partecipato al workshop e che ringrazio tantissimo perché non avevano assolutamente nessuna esperienza nel disegno di carattere tipografico o quasi e quindi siamo partiti da zero, però noi non partivamo da zero, cioè questo abbiamo ereditato, c'era una strada che era stata lanciata e noi dovevamo analizzare questo software che ci è stato dato, capire cosa c'era dentro e c'erano questi due master, quindi per lo stretch della lettera e queste variazioni alternative alle forme delle lettere, quindi ok, da qui non tutte, molto vaghe, però aveva senso, insomma, quindi c'era una strada. Quindi kick off il giorno 1, facciamo un carattere tipografico, no, espandiamo il carattere tipografico, ancora più problematico, nel senso siamo alle prime armi, non abbiamo il lessico, non abbiamo l'esperienza, non ci conosciamo, tra parentesi, e non sappiamo quasi niente l'uno dell'altro e ci mettiamo a fare un lavoro super collaborativo su una cosa di cui non sappiamo nulla. Quindi
la prima cosa che abbiamo imparato è che è un disegno che deve essere mediato dalla tecnologia, cioè abbiamo delle idee, vediamo quello che è stato fatto, scegliamo una strada e iniziamo a fare delle prove, schiacciamo in maniera più diretta che possiamo fare, penna, carta, eccetera. E questi sono alcuni degli schizzi prodotti durante questa settimana, un materiale di lavoro effettivo, non un prodotto a posteriori come a volte capita. perché il disegno era abbastanza monolineare, quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada della squadratura soprattutto perché cambiava, la cosa che cambiava principalmente era la struttura, quindi lo scheletro. E quindi c'è infinità di possibilità, e effettivamente su alcune lettere, apparentemente quelle più semplici, che erano a volte anche incompatibili, quindi dovevamo trovare effettivamente le soluzioni di sistema di design. Ci sono altre prove, e quindi il rapporto tra il digitale e proprio la sua, e tra il cartaceo analogico e la sua traduzione in digitale è complicato. La carta e schermo non sono amici, sono medium assolutamente antico, non puoi pretendere assolutamente di portare sullo schermo qualcosa che hai disegnato, che è bellissimo sulla carta, perché uno, perché ripeto, parliamo di sistema, quindi è spesso abbozzi sulla carta un sistema molto piccolo, ne intuisci delle possibilità ma devi già intuirne già i limiti, ma spesso lo capisci soltanto quando vai a riniziare il processo, quindi non mettendo sotto una maschera un disegno che hai fatto e rinizi da zero guardando quello che hai fatto e reinventando ancora una volta il disegno. Quindi noi da designer non interessa, non siamo di parte, non ci interessa nessuna posizione, vediamo, osserviamo e stringiamo amicizia con entrambi. Siamo come la mamma che vuole bene tutti e due. Sì, esattamente, insomma, anzi hanno tutte e due potenzialità infinite, non è il digitale che è migliore perché è più avanti, anzi, meglio un po'. Quindi abbandoniamo ogni dogma, preconcetto, ripartiamo e ci mettiamo a disposizione l'un l'altro, vediamo se uno impara una cosa prima la dice agli altri, abbiamo avuto un sacco di condivisione, effettivamente, cioè il gruppo ha preso molta confidenza e siamo riusciti a sviluppare tanto, effettivamente. Quindi alla fine potete disegnarli con la matita, con la penna, col pennarello, con il pastello, col gesso, pezzo di mattone, carboncino, cartone ondulato, carta da pacchi, rete metallica, plastica, mica di plastica, carta pesta, filo di ferro, cotone alluminio, spago, spaghetti di panno, quello che vi pare, e soprattutto insegnandolo ad altri. E disegnare un albero, tra l'altro, è un testo interessante perché parla proprio di sistema, insomma, c'è un movimento e poi dopo però non è reiterato il movimento, non la forma finale, quindi è sistematico. Quindi possiamo progettare come ci pare, ma dobbiamo assolutamente fare i conti con la produzione. La progettazione e produzione sono un step abbastanza borderline, che però è importante tenere sempre a mente, cioè tra la progettazione da parte più artistica e la produzione da parte più nerd. Ma in realtà sono interessanti, hanno potenzialità allo stesso modo tutte e due, perché questa era esattamente produzione quella che abbiamo fatto. Cioè, abbiamo analizzato e poi abbiamo lavorato soltanto sul fontello. Quindi abbiamo prodotto una cosa che già era stata lanciata, cioè la fase di progettazione effettiva iniziale è stata già fatta l'anno scorso. E il digitale ci aiuta tanto perché la produzione ci permette questo, cioè questa storia di stracciare i master è una cosa che prima del digitale non poteva esistere, se non con... no, non esisteva in realtà. Quindi abbiamo la possibilità di fare un'interpolazione e di avere due master e la matematica sotto, che non è così estrema ma affatta, è totalmente data dal software, quindi non automatizzata ma elaborata. E questo è la... non è una GIF, lo sto facendo io. per dire digitale, ma è soliti vecchi trucchetti. Ci sono i punti di controllo abbozzati, rimessi, non è un print, ma è qui almeno come lavoriamo sul fontello, quindi per contorni, mentre la lettera è pieno, nero, quello che a noi serve vedere il nero, quindi c'è questa anche antitecnicità tra la produzione e quello che a noi serve vedere poi in realtà. E differenza fra linee rette e linee curve, quindi le curve di Bézier vengono calcolate in questa maniera, e quindi
Non è molto semplice, bisogna andare lì che faccio punto per punto, faccio 10 punti, quanti punti faccio di là, simmetricità, non simmetricità. È ovvio che noi prediligiamo per semplicità un cerchio, un quadrato, ma non è assolutamente così quando si parla di percezione, soprattutto di percezione di un sistema che non è naturale, è artificiale assolutamente, quindi si può reinventare giorno dopo giorno. E questo è più o meno l'elenco delle cose che abbiamo sviluppato. Allora, abbiamo introdotto della logica, quindi il nostro file, il nostro carattere è un programma, come diceva Alessio, e questa logica, come funziona, abbiamo trasformato i due master normale e largo in tre set di larghezze diverse che abbiamo inserito all'interno del carattere, in modo che possono essere all'interno dello stesso file richiamati a seconda delle necessità. I primi tre set di caratteri ci consentono di avere tre larghezze differenti, il quarto ci consente di rimescolare le larghezze in modo che simula una quasi casualità. Questi altri tre set di set stilistici ci consentono invece di accedere alle alternative di stile. Come avete visto dai disegni abbozzati appena sui quaderni, sono state sviluppate delle alternative di stile e di disegno di ogni singola lettera, sia minuscola che minuscola, e i numeri e qualche altra cosa. E quindi il risultato finale è che abbiamo tre set che ci consentono di richiamare queste alternative. Abbiamo un altro set stilistico che ci consente invece di accedere ai glifi storici o a simboli e altre cose del genere. In questo caso abbiamo alcuni di questi simboli che abbiamo già visto nelle presentazioni precedenti. E le alternative contestuali sono invece un modo per rimescolare in modo semi-casuale le alternative di stile che abbiamo visto prima. Ci sono anche delle legature divise in legature standard e legature discrezionali, facoltative. Queste sono quelle standard, queste da FI fino a FFI le abbiamo ereditate, CC e LL sono state disegnate. Queste sono le legature facoltative delle lettere maiuscole che sono state introdotte. Nel OO c'è un problema che non abbiamo risolto, però abbiamo onestamente segnalato il problema. Infatti, ecco, la lettura OO va bene. Sì, ci sono dei bellissimi output e le applicazioni della nostra box. E domani facciamo le box. Ok, adesso l'ultimo gruppo che fa da raccordo tra X e Y, quindi lo presenteremo, poi avremo la chiusura da parte di Alessandro e l'apertura da parte di Alessandro, Arena, per fare il raccordo lì. Quindi questo è, diciamo, l'ultimo momento della fase X e anche il primo, in qualche modo, della fase Y. Quindi, Team Web, io vi lascio la vostra slide, come fate voi. Lui a fare il rap. Ci fa la pasta, sentiamo. Allora, partiamo con la noi abbiamo... Questa è una meta slide.
visualizzazione di tutti i dati della scuola. Questo significava che abbiamo cominciato rubando i dati in primo a destra manca, intendo dal sito, dalla piattaforma, dalle pagine social, eccetera, eccetera. E abbiamo ottimizzato il gestionale, ottimizzato e implementato il gestionale dal quale eravamo partiti per il progetto dall'anno scorso. L'anno scorso avevamo gettato le basi della progettazione del software gestionale di SOS e finalmente ad oggi arriviamo con un prodotto che è usabile ed è abbastanza corrispondente alle caratteristiche di cui abbiamo fatto esperienza fino adesso. Ecco quello che abbiamo fatto. Ci siamo concentrati soprattutto su una prima fase di beta testing della piattaforma del gestionale, in cui suddivisi tra noi tra potenziali user e potenziali admin della piattaforma, per cercare di capire quali potessero essere i bug, i problemi tecnici, i problemi di visualizzazione un po' di questa piattaforma aveva. Li abbiamo divisi in bug tecnici, che sono quelli delle arancioni, problemi di design e di progettazione, che sono quelli azzurri, e problemi di user experience, che sono quelli verdi, e abbiamo trovato una serie di problemi che andavano dal non si caricano in foto, non mi fa caricare la foto profilo, al quando l'utente mi vuole attivare una membership del PubLab, io admin non posso confermargliela, quindi c'è tutta una serie di problemi che abbiamo evidenziato durante il pomeriggio, che poi abbiamo anche pensato appunto a farlo risolvere, a parte i bug tecnici che non erano proprio nostra competenza, perché erano competenze dei programmatori. Per quanto riguarda soprattutto i problemi di design e di user experience, abbiamo provato a ipotizzare alcune soluzioni che potessero andare bene per un futuro uso del gestionale più intelligente. Ok, ora veniamo alla prima dimostrazione pubblica del gestionale. Sto incrociando qualsiasi dito che ho. Oh, funziona. Allora, ora mi autentico con le mie credenziali di accesso. Avete cambiato anche l'altro brand? Oh, vabbè, poi già che non vedo. Che schifo. Allora, qua possiamo vedere il lato admin, cioè nel senso la piattaforma come la vedrà per ora, come la vedrà il personale di SOS, nel quale possono bannarvi e farvi sparire per sempre dalla scuola. E questi per esempio sono iscritti, vedi Lucilla, già ci possiamo cancellare dalla scuola attraverso questo. Ora, il problema è che la visualizzazione è che il proiettore ha un formato suo particolare, però vedi, premendo questo tastino cancelliamo chiunque che si è scritto membership e idee che ha creato, salvo che penso che non si sente. No, sì, non si sente. Si sente, si sente. L'hai detto con la voce da Darth Vader. Cederemo tutti. Oh, là, meglio, no? Cioè, si legge poco, però almeno la scrittura ce l'ho tutti. Allora, qui abbiamo il nostro caro bazar, che dove ci sono tutte le idee di corso, eccetera, di eventi, ricerche che sono create dagli utenti, e anche qui possiamo visualizzarle, editarle, cancellarle. Okay. E qui abbiamo invece le skill, che sono, abbiamo detto, gli elementi fondamentali per la scuola. Questa era la visualizzazione che avevamo all'inizio, che era una visualizzazione d'esempio, nella quale ora vedremo l'evoluzione, come è stata pensata e come è stata realizzata dopo questo laboratorio. Qui abbiamo le nostre belle skill, con la loro apertura di skill figlie, eccetera eccetera. Anche qui le skill possono essere ricercate, editate, cancellate, eccetera eccetera. Ora andiamo alla parte però interessante, che è quella d'utente, che è quella che interessa la maggior parte di voi, anzi no,
Sì, e allora forse qualcuno qui ha invertito. Invece c'è solo secondo. Basta cambiare un numero. No, non c'è ancora. Mi hanno assolutamente chiesto. Allora, qui abbiamo il nostro bel profilo che io posso editare, poi aggiungendo delle foto che adesso su questo computer non ci sono, la mia bio, le mie skill, posso aggiungermi le mie skill, per esempio adesso c'è design, posso fare interior design che era una delle skill, ecco, ora lì mi fa vedere la skill, posso aggiungermela alla lista, o posso crearne una nuova, questo. Se decido di creare una nuova è la scuola che può decidere di accettare quella skill o inserirla all'interno dell'alberatore esistente sotto un'altra voce. Poi veniamo al nostro caro Bazar. Sul Bazar ci sono tutte le idee di corso, attività, ricerca, didattica che vengono inserite dagli utenti. Attraverso un particolare algoritmo il software assegna dei voti ai corsi a seconda delle interazioni degli utenti con i corsi. Per esempio, impariamo a fare dello 7, che è uno dei più votati a quanto pare. In questo momento io posso commentare il corso, posso dire che figo il corso, voglio parteciparci, e in questo momento cambierà anche poi quando si aggiornerà la pagina, cambierà anche il risultato del voto, o il wish è uno strumento che abbiamo già visto l'anno scorso, è uno strumento necessario. Il wish presuppone il fatto che il corso mi piace, ma c'è qualcosa che vorrei cambiare nella struttura di quel corso, dell'idea, e quindi presuppone la necessità di un commento che dica quello che io vorrei cambiare in questa idea di corso. Poi, una volta che i corsi attraverso la metrica di voto rientrano nelle attività, è possibile che poi rientrano in questa categoria, che ancora non ce ne sono. Sarà possibile iscriversi realmente ai corsi, pagarli attraverso le possibilità di membership offerte da SOS, non guardate i prezzi. Io posso richiedere la tessera in qualsiasi momento e SOS riceve una notifica per la quale quel determinato utente ha richiesto la tessera, può controllare se la richiesta è andata a buon fine e può verificare il fatto che l'utente abbia un tesseramento valido sia per quanto riguarda le attività della SOS sia per quanto riguarda il FAD. Questo è un po' come funziona attualmente l'applicazione. Prova a cercare design nel motore di ricerca. Non so se sono implementate le skill sinceramente l'idea è che il motore di ricerca vi possa permettere, quando vi serve qualcosa, di cercare, che sia una competenza, che sia un progetto, un'idea, un corso, un evento già svolto, un evento di programma, cioè tutto, una persona. Il motore di ricerca è onnicomprensivo, cioè nel senso si può cercare in qualsiasi termine che fa parte di uno qualsiasi dei campi della SOS, oppure è possibile chiaramente scegliere praticamente filtrare la ricerca e cercare quello che è necessario. Questo è un po' allo stato attuale la piattaforma. Questo è invece come abbiamo fatto evolvere la visualizzazione ad oggi. Questa è la prima visualizzazione che avevamo come output. Abbiamo pensato questo network graphics che è diviso in cluster tematici. Tutto inizia da questo elemento radice che si chiama skills e poi viene diramato. Posso dire una cosa? Sì. Forse più che skills, quello dovrebbe essere la persona di cui stiamo parlando. Sì, ora non guardate la semantica di termini. Sì, perché questo è il core, sicuramente quello da cui parte tutto, che può essere la persona che lo cerca. Molto interessante. Questo l'ho utilizzato con il drag and drop, quindi potete divertirvi e giocarci.
quindi vedete che JavaScript può essere anche suddiviso in diverse librerie, quindi React D3, code in altre. Ovviamente tutto questo sistema è scalabile, quindi se nel tempo lo studente acquista nuove competenze, l'algoritmo prevede l'aggiornamento delle skills senza problemi. Avranno un significato, perché appunto a seconda della pertinenza della skill con la sua parente o con la sua distanza in termini, sarà possibile anche creare skill correlate con più famiglie di skill, in maniera tale che si possano avere delle skill incrociate tipo tra Python per la tipografia, esatto, guerrilla, gardening, che creano. Ok, continuiamo. E mo viene la roba seria. No, ok, quello devo dire io. Questo sono qua. Sì, presente. Ah, sono Nicola Pisanti. Non sapevo usare Python prima di venire qua. Ho fatto un po' di script in Python, io e il buon Giovanni qua, per la raccolta dei dati e la pulizia. Se sali un pochino sopra, faccio. Ecco, fermati forming this. Praticamente questo script si connette a Google Drive, scarica quei codici là a destra, sono gli ID delle cose di Excel su Google Drive, con un nome correlato che abbiamo fatto a mano, che abbiamo messo là dentro, e li scarica in tempo reale. Poi per generare delle tabelle, o anche una tabella tutta intera, con i dati degli utenti. Poi a seconda della... A seconda del loro luogo di origine, cerca con una libreria che si chiama GeoPy, trova latitudine e longitudine del luogo di origine, se può anche con l'indirizzo, e trova la distanza dalla scuola open source e mette anche questa distanza nei dati che escono, così, perché questo ci serviva. E questo è quello tra le cose che ho fatto, insomma, qua. Infatti volevamo farvi sapere che siete tutti schedati, abbiamo tutti i vostri dati, ma compresi anche i codici fiscali, le foto, eccetera, eccetera. Quindi se vi spariscono i soldi dai conti bancari, sono pochi. Allora, questa parte me la sono occupato io, anche se non ancora. E questa è stata, diciamo, forse la parte più sporca del lavoro, diciamo, che ci è toccata. Perché comunque nel momento in cui siamo andati a creare il database, tutti gli iscritti, tutti gli YZ, corsi ed eventi vari, chiaramente essendo stati raccolti con moduli disomogenei, ognuno aveva una formattazione diversa. Ad esempio il campo nome e cognome in un modulo era tutto unito, in un altro erano separati. Quindi ci siamo messi, abbiamo provato a mettere un po' in ordine tutti i dati. Quindi ad esempio questo codice in particolare prende come input, diciamo, la colonna in cui si trova il campo nome e cognome, e quindi a seconda se c'è chiaramente già il nome e cognome diviso non fa niente, però invece se è diviso separa nome e cognome e appunto creazioni diverse. Ovviamente non è così facile, perché con nomi lunghi o con nomi multipli e cognomi multipli abbiamo dovuto più o meno cercare di a logica capire come, a che punto andare a spezzare strategicamente questa stringa in modo da ottenere i due campi ed è più o meno questo. Poi perdiamo. C'è il nostro Curia. Eccoci. Allora, io faccio una piccola introduzione che come abbiamo cercato di svolgere il nostro percorso di visualizzazione dati. E come sempre, quando si comincia a lavorare sui dati, esattamente quello che avete visto nel mappa. Come si trova? Dimmi tu che indietro. Lo scrivo.
no, la parte più fondamentale è quella che è appunto di raccolta del dato, cosa che occupa in genere il maggior tempo di una persona che lavora con le visualizzazioni, ed è avere una sorgente di dati pulita, ok? E anche nell'ambito che siano open o non open, i dati sono, quando tu vai da qualcuno e dici ma ce li hai i dati? Sì, 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 abbiamo tutto raccolto, tutto a posto. Ok, invece non capita mai che questo sia un qualcosa di fruibile subito. Invece bisogna, noi abbiamo per esempio scoperto che tutti spergiuravano di aver usato lo stesso font per raccogliere dati, hanno detto tutti stanno nello stesso posto, non era vero. Noi fino al terzo giorno non avevamo scoperto ancora dove stavano gli iscritti dei corsi, e casualmente è passata la taglia e l'abbiamo scoperto, litigando in modo verace, diciamo, ma qua c'è solo XY, non ce li abbiamo pregati. E diciamo, no, sì che ci sono, ma dove cazzo sono? Sì. Quindi questa parte di aggregare tutto in un formato fruibile è stato diciamo, uno scopo molto buono. Qua vedete un esempio di 50 righe di codice solo per mettere a posto nome e cognome, ok? È così, faticoso. Esatto, e figurati con tutt'altra parte. Però questo, secondo me, ha in realtà tirato fuori una cosa molto importante, che era la consapevolezza dell'importanza non solo di raccogliere il dato, ma farlo con metodo. E secondo me qua un pochino ci siamo riusciti. Dopodiché, la seconda parte, chiaramente, è quella più legata al fattore di comunicare questi dati al pubblico. Okay? Ci sono tanti strumenti per farlo. Uno degli strumenti, diciamo, uno dei tool più utilizzati nel mondo della data visualization è appunto questa libreria in JavaScript che si chiama D3. Lo sforzo che abbiamo fatto era quello di far ragionare i ragazzi su come riuscire a rappresentare questi dati in modo che siano utili e fruibili da parte del pubblico. Ma soprattutto, che cosa vogliamo far vedere alla gente? Ci sono in genere due metodi distinti che si possono fare per approcciare il problema, ed è o visualizzo e vedo che c'è qualcosa che mi salta all'occhio, okay? Oppure parto con dei presupposti di come correlare i dati, metterli uno a fianco all'altro e far passare dei messaggi. Okay? Su questo un pochino abbiamo lavorato, sia per scelte tecniche, anche perché avevamo tutti il background molto eterogeneo, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di fare un tot, due visualizzazioni. Abbiamo fatto chiaramente anche un po' di teoria, è venuto Danilo, ha fatto un'ottima introduzione di D3, anche per gente magari che era diciamo non fortissima nella parte di coding. Però siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati. Queste che vedevate di sfondo penso che erano le slide che sono state proiettate, esatto, presentate da Danilo. Questa qua invece è Frank. Allora, all'inizio, come appunto diceva Furia, siamo confrontati sui dati che avevamo trovato, che erano, ho capito, abbastanza confusionari,
e molti soprattutto ripetevano le stesse cose, quindi la domanda che è stata, ci siamo posti è stata: ma cosa vogliamo che la forum open source faccia vedere alla gente fuori? Un dato molto tecnico che abbiamo visto, su cui potevamo lavorare, erano gli iscritti ai corsi fatti durante l'anno. All'inizio volevamo confrontare per esempio con la provenienza delle persone, però abbiamo visto che era interessante anche lavorare sul rapporto tra il numero degli iscritti a questi corsi e la frequenza degli appuntamenti di ogni corso. Quindi in questa visualizzazione possiamo vedere la percentuale di iscritti per ogni corso che è stato svolto durante l'anno. Abbiamo dovuto considerare purtroppo anche i corsi che non sono stati, che saranno in corso di partenza, perché dal sito ci riusciva a tirare giù solo questo dato. Però appunto in questo modo questo grafico è implementabile quando anche quei corsi lì si riusciranno a svolgere, quindi potrà crescere e fare un confronto ulteriore. In questo caso l'altezza dei rettangoli corrisponde al numero degli iscritti di ogni corso, mentre ogni rettangolo è un appuntamento del corso e corrisponde anche a una giornata. Quindi possiamo vedere, per esempio, nel corso di Communication Design, nonostante abbia avuto 5 appuntamenti molto distanti, ha avuto un numero di iscritti discretamente alto. È interessante notare che anche, per esempio, il corso di Type Design ha avuto quasi lo stesso numero di iscritti, nonostante fossero tutti uniti gli appuntamenti. Quindi da qui si può pensare anche a ulteriori confronti che possono essere basati sul costo, sul numero dei docenti e così via. Questo grafico inoltre è navigabile perché si può anche filtrare il dato a seconda della tipologia di corso, che sia di X, Y o di Z, relativo a X, a Y o a Z, quindi relativo alla comunicazione e al design della scuola open source, relativo a Y, quindi per esempio agli strumenti tecnici in un certo senso che vengono usati qui, come possono essere la partecipazione elettronica, Arduino o lo svolgimento di un Hackintosh, e inoltre anche relativo a Z, quindi ai processi e tutto il design dei processi, ma anche alla loro progettazione, che sono altre tematiche che avvengono in questa scuola. Anche questo grafico è implementabile. In realtà c'è un bug dovuto al fatto che è una progettazione sul sito, c'è due volte, ma ve l'ha restituito una sola volta. Okay. Perché sono due corsi. Perché c'è, si è già svolto a gennaio. Si svolgerà mai. Sì, e se ne svolgerà mai. Non c'è mai corsi svolti. Praticamente vi ha preso il dato di quello che si deve svolgere, ma non di quell'altro. Perché non c'è proprio da quelli svolti. Non c'è nell'elenco, non c'è avuto. Okay. Allora abbiamo fatto l'errore, grazie per averci. Ma è ancora una serie, possiamo raccontarveli tutti. Anche questo grafico è una punta implementabile perché la timeline adesso si ferma fino a agosto, perché i corsi sono svolti adesso, sono stati fino a questa data, però ovviamente la timeline legandosi ai dati provenienti dal sito è assolutamente implementabile e può proseguire a oltre. Che appunto il grafico è collegato a un dataset che potrebbe essere collegato direttamente alle preferenze che vengono date sulle piattaforma. Quindi il grafico si espande da solo nel tempo man mano che le persone continuano a iscriversi e a frequentare i corsi. Questa è una cosa molto utile, cioè il fatto che il dato sia reattivo. Ed ecco la visualizzazione che tutti aspettavamo. Il source bits. Come progetto site? Zoomolo. Aspetta. Vabbè, più. Siccome no, anche noi eravamo gelosi di tutta la gente che collabora con Y, abbiamo cominciato anche un side project che era lo stappatello delle Peroni, che voi tutti ben conoscete. E quindi abbiamo anche cercato di rappresentarlo qua, ma facciamo veloce perché mi sa che abbiamo pochissimo tempo. Questo qua è un dato vero, 22 peroni oggi, se ne stappate di nuovo e rifresciamo vedrete che cambierà. Nel contorno abbiamo voluto mettere lo svolgimento di corsi, di eventi, corsi XY che si fanno durante l'anno. Di modo che qua noi abbiamo una piccola rappresentazione grafica della frequenza dei corsi e sotto possiamo vedere durante questi periodi il consumo della birra.
cluster cromatica invece è legata al tempo meteo di Bari, quindi per trovare delle rilevanze se quando fa tanto tanto caldo si pseudo random generato perché abbiamo raccolto solo 3 giorni di dati, però insomma questo dovrebbe essere. Poi? Vai a più bella qui. Mi mancano 2 giorni. Poi invece collaborando con X abbiamo lavorato alle API di comunicazione tra il sito è il gestionale, perché alla fine nel progetto finale sito e gestionale praticamente avranno un unico database in comune dal quale entrambi attingeranno dati. Abbiamo creato quindi un JIT dell'intera scuola open source, dove attualmente c'è tutto il codice della scuola open source, sia sito che gestionale. Ci saranno l'idea è che diventi un repo praticamente unico di tutta la scuola, dove quindi se la scuola deve essere open source è giusto che anche tutti i tool che vengono elaborati dalla scuola open source siano assunto open source. Quindi giusto per farvi capire qui sono state caricate tutte le API del sito, del gestionale eccetera eccetera, e così continuerà in futuro. Siamo alla fine. Il concetto dei big data appunto è quello di riuscire a tirar fuori delle soluzioni utili, nel nostro caso utili alla crescita della scuola e dell'offerta della scuola, grazie alla correlazione di dati che vengono da un'unità di fonti e che possano essere messi insieme. Il grosso problema dei big data è, come ce ne siamo resi conto mettendo mani ai dati che ci sono venuti in mano, che avevamo in realtà un grosso problema di privacy. Cioè, noi avevamo a disposizione dei dati che non potevamo condividere e che in realtà neanche noi avevamo l'autorità e l'accesso per metterci le mani sopra. Quindi cioè, quello che anche mi è venuto fuori secondo me dal laboratorio è una riflessione di tipo etico sull'utilizzo del dato, che è una cosa molto importante, perché bisogna stare attenti a essere open source ma non col culo degli altri. Bisogna saper proteggere l'anonimato del dato e la fonte del dato. Quindi quello che ci siamo resi conto è di quanto il dato sia importante per sviluppare, per poter analizzare le attività della scuola e quindi poter offrire dei servizi migliori e più completi. Ma contemporaneamente ci siamo resi conto forse della necessità che ha la scuola di stabilire un protocollo di raccolta e utilizzo di questi dati. È tutto dal modulo della... Come avete visto, non sembrava, ma si sono impegnati un sacco, non sto scherzando. Io sono personalmente molto orgoglioso del lavoro che ha fatto X. Credo che da X, XY, XYZ a questa quarta edizione, per X questo sia diciamo il record relativo, cioè nel senso finora il laboratorio X non aveva mai prodotto tanti output di tale qualità. Quindi io dico grazie ai docenti, dico grazie ai partecipanti, soprattutto dico siete fortissimi, bravi ragazzi.